Ma è tipo un archivio. Archivio, c'è uno stampo enorme di un uovo e poi tutto archivio. Non vado neanche lì perché c'è. Devo fare la giungla delle ragnatele per niente. E qua? C'è l'acqua, sì. Qui dobbiamo trovare per. No, non ci sono colombi. No, no, non è vuoto. No. Insomma. Uova di Pasqua. Cesti, uova di. Pupazzi verdi. Pezzi meccanici, altri stampi. Ma quanto cazzo è grosso? Guarda questi conigli verdi. O conigli, gatti, non so che cosa sia. Il cuscino Forza Inter, Forza Genoa, le toppe. Guarda questo qua. Giallino. Questo qua è forte. Qua che cosa c'è? Guardate che grosso che è. Ah, qua si va fuori. Carrello. E qua si è sul tetto. Siamo sul tetto, ragazzi. Letteralmente sul tetto. Si sale ancora, ma non mi oso andare. Te l'ho detto. Una sciarpa, altra sciarpa, una corda sospetta. Non mi piace il terreno qua, io non. No, ci sono di tanto, ci sono stampi, uova. Sì, qua andiamo. Eh? E lì cosa c'è? Ascensore. Il tetto è buono, probabilmente piove dentro, vedi qua c'è dell'acqua. Qua che cos'è? Un altro pupazzo azzurro. Altro pupazzo azzurro. Vedi qua cosa c'è? È questo? Una vasca di raccolta dell'acqua? Boh. Non saprei dire cosa sia. Vai. Qua invece scendiamo ancora. Qua a sinistra cosa c'è? Ma le bombole del gas, queste forse. Cosa c'era? Sembra quasi una cosa proprio a sé stante. Guarda queste chiavi anticotte. Che roba. La seggiolina. La sala delle torture. A me piace questo nome. Tipo è che rosene. Qua ci sono anche tutti quasi per mettere gli attrezzi. Sembra un tecnico del fabbro. Infatti, qua c'è proprio una cosa diversa. Poi non c'è una cosa che non c'entra. Ok, vediamo cosa c'è qua. Allora, qui. Due palloni. Un'altra bicicletta, qua il ferro da stiro, qua ci abbiamo una lettiera del gatto e anche il coso per far giocare il gatto. Allora, bicicletta,
Materassi, ma questo deve essere il resto di un trasloco. Devono aver usato questa parte qui anche abbastanza di recente. Qua bicicletta, chiotta, guarda qua, ci sono le foto della squadra di calcio, è una di una famiglia. Vedi qua che cazzo c'è? Bagno, altri pupazzetti. Pupazzetti. Ma cos'è che c'è qua? Di nuovo questi quasi fiocchetti. Ragnatele secolari, combiamo i fiocchetti da mettere sulle uova, su altre cose. Vedi qua? Cos'è che è? Un mobile. Ok, pasticceria qua e là. E poi abbiamo delle altre cose. Ok, procediamo al piano sotterraneo. Qua è chiusa, abbiamo un sottoscala, non c'è niente, e qui c'è una, occhio, buco profondo, là c'è Beh, è sotto, possibile non occuparlo. no, però c'è sotto olio, kerosene, questo deve essere un caldaia. C'è anche un tubo che viene su da lì sotto. Adesso esce qualche creatura, si tratta di olio, di petrolio. Il mostro della laguna nera. Vai forte, guarda quelle belle finestrelle là. E qua, cazzo c'è? Questa è una macina o che cos'è? È una vecchia macina o che cos'è? Solo una copertura. Qui c'è la turbina per girare, vedi che c'è il tubo. Ah, Vedi ok. sull'acqua. E c'è il fiume fuori. Oh. Lì c'è una porta barricata per non far uscire qualche spirito. La collezione dei pupazzetti. Vai, vai, buttala sul soffitto che così illumina tutto. No, che Guarda quanti ce lettere. n'è! Guarda quanti ce n'è! I love you. Poi c'è la pecorella qua. C'è il granchio, gli orsacchiotti. C'è il nome, c'è la lettera dell'alfabeto. Forte. Forte questi qua. Quello è un granchio. Però sono. Ma perché erano dentro la scatola? Tanti bambini che non li hanno, Eh sì. che non ne hanno mai avuti.
Vai, procediamo. Cammino che fa la guardia, quello che suona il tamburo, e là ci abbiamo la bambola inquietante che protegge la sala. Eh? Anno? Questa che roba, la maschera dell'uomo tigre. Sono altro cotto. Qua c'è una bambola. Lo sacchiotto, questo è quello di Mr. Bean. Guarda qua. Ah, questa è la maschera dell'uomo tigre non sporca. L'uomo leopardo, l'uomo tigre, l'uomo papera. La scimmietta. Li saranno dentro il pupazzetto o il panettone, coniglietti. E questo? Se vuoi un altro macchinario pasticcere. Sono dei robot. Cioè sembra delle macchine che si trasformano. Navi, barche, un camioncino. Camioncini anche lì. Vuoi vedere il camioncino qua? Si toglie, vediamo questo, vediamolo qua, altre barche, ah quanti pupazzetti che ci sono, Lil Me, Little Me, questo che cos'è? Questo ragazzi, questo sì che è creepy, eh? Questo bambolottino qua vince il premio dell'oggetto più creepy dell'esplorazione. Se riesco a illuminare, a vederlo senza l'ombra. Guarda che roba. Mannaggia. Ah, qua ce n'è altri. Ce n'è anche uno rosa. Ecco questo qua rosa. Guarda che roba. Sì, adesso vengo a vederlo. Macchinina, altra macchinina, furgoncino. Senti il rumore del fiume? È lì. Bambola a testa in giù. Madonna. Con gli occhi chiusi. Sembra quasi abbia un coltello in mano, sai, tipo Chucky. Là c'è l'altra bambola che protegge la sala, che è lì. L'abbiamo aggirata, non l'abbiamo scavalcata per rispettarla. La bambola con la chitarra. Qua è entrato il fiume. Anche qua. Spogliatoio uomini, e là sarà spogliatoio donne. Qui è entrato il fiume. Sì, sicuro. Vogliamo provare ad andare o? Là c'è un buco. Non so cosa ci possa essere, se vogliamo provare ad andare penso che di lì possa essere la via più sicura. Siete un po' più. Qua è entrato il fiume sicuro al 100%. Sì. Là c'è in quel buco. Sono curioso di vedere cosa c'è in questo buco. Niente. Là. La sabbia che è colato dentro. Sì, sì, incredibile. Ha alzato il terreno di tantissimo. È entrato di lì? È entrato di lì? Sì, sì. Il fiume è lì. Chissà quante babacce ha portato via. C'è anche una pallina. Sa quanti di questi pupazzetti ha portato via? Vedete che si è vista arrivare i pupazzetti dal fiume.
Qua è murato. Qua? Qua c'è un bagno. Non penso che funzioni più. Qua c'è un qualcosa che è anche acceso. Cioè segna 28. Guarda sta bambola qua. È allucinante. Qua abbiamo delle mucchettine, qua abbiamo dei coniglietti, delle papere, guarda qua quanti, c'è anche il cagnolino con la pallina, no? Cos'è? Un cagnolino, un toro, un cagnolino, le macchine radiocomandate, guarda, guarda. Cosa non c'è qua? C'è una vespa. Sì, è una lambretta. È una lambretta. Cazzo, che bello. Bellissimo. Che spettacolo, ragazzi. Lambretta 175. Eh sì. Ancora anche la targa. Sì. La targa pure. Sì. Se cacchio è qua. Qua c'è un... cos'è per le cine... è una... su questo Super 8 è un... è un coso per la... riprodurre i filmati. Pensa a te. Guarda questa! Porca puttana, se la trovava sotto mi cagavo sotto. Porco due. Minchia, e questo è inquietante di brutto, ragazzi. O no? Cioè, questa è inquietante. E dici? Un poeta. Sì, poi chiudi, eh. Tutto esattamente come prima. Noi, come sempre, non tocchiamo niente, non rubiamo niente. No. È vero, c'è anche una trappola, che cacchio è con tutti i chiodi? Una culla vecchissima. E di nuovo una cosa per cucire vecchissima. Sì, sì. Bella anche sta culla però, eh. Guarda la spinge. Va bene. La ruota della bicicletta. Guarda questa lampada anche. Antica. Qua tutti i piatti con... va bene. Guarda, guarda questa porta che si è messo davanti adesso. Guarda. Guarda che bella. La candela sotto, l'albero. Tutti gli uccellini e probabilmente quella rappresenta la colomba della pace. Qua sono un paio di porfidi di grosse dimensioni. Sta lambretta spettacolare, ragazzi. Due posti. Gorilla e oranghi a rischio. La colletta per il gorilla e gli oranghi a rischio. Ma qui finiva dall'altra parte, finiva qua. No, da qua andava di là. O da qua andava di là. Allora.
Sì, qua facevano il cioccolato. La leggenda là, qui lo scaldavano, qui prima casa le donne per quindi da qua andava di qua, dove prima usciva di là, poi veniva imballata, pesata probabilmente su quella bellissima pesa, e poi confezionata per la vendita. Qua c'è un formichiere del 2008. Bene ragazzi, questa esplorazione si conclude qui. A noi è piaciuta veramente molto, un sacco di oggetti, un sacco di cosettine, giocattolini, veramente bellissima storia che c'è in questo posto. E vi ringrazio per avermi seguito fino qua. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, siete in pochi a farlo, ma in tanti a vedere i miei video, non vi costa assolutamente nulla, ma aiutate me a crescere col canale. Quindi iscrivetevi, commentate, soprattutto commentate, non so se l'ho già detto, commentate e mettete mi piace, condividete come volete. E ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao a tutti!